La povertà è stata creata da Satana. Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Una maledizione generazionale può agire nella vostra vita e forse non sapete nemmeno che Dio vi ha predestinato a una grande benedizione finanziaria. Salve a tutti, preziosi fratelli e sorelle. Stiamo per iniziare una serie di programmi sulla finanza e sulla prosperità. La prosperità è il vostro destino. Dite, io sono una persona prospera. Dovete sapere che ciò che vi sta accadendo oggi nella vostra vita non sono cause ma effetti. E certamente pregherò per la distruzione di qualsiasi maledizione generazionale, finanziaria che potreste aver acquisito. Nel corso di queste trasmissioni capiremo un po' di cose. E cominciamo con il fatto che può esistere una maledizione generazionale finanziaria. La stregoneria è proprio il tipo di porta che i nostri antenati hanno aperto. Immaginate, questo demone della stregoneria è come se invitasse al mondo degli spiriti. E questo mondo degli spiriti sono i demoni che spingono l'uomo al peccato. Ci entrano dentro. L'uomo comincia a ingannare, a mentire. Demoni della menzogna. Demoni del furto si impadroniscono della sua mente e comincia a pensare in modo sbagliato. Non pensa a come aiutare un altro uomo, ma a come fare, pensa a come rubare all'altro, come non servire il prossimo, ma prendere dal prossimo, come arricchirsi a spese dell'altro. Sapete come costruire la felicità sul dolore di qualcun altro? E questo è un errore, perché la saggezza popolare dice che non si può costruire la felicità sul dolore di qualcun altro. E così, questa privazione della mente, inizia a scendere lungo la linea di discendenza. E non si limita a 4 generazioni, ovviamente, perché 4 generazioni, come si scrive, 4 generazioni, questa è la maledizione che funziona. Ma nella terza generazione e nella seconda generazione, le persone iniziano a commettere reati che portano avanti queste 4 generazioni. Così si può vedere l'intera linea di famiglia, l'albero genealogico di queste persone, che tutto è sempre stato lo stesso per loro. La stessa malattia, lo stesso tipo di problema che ha colpito la loro famiglia. Divorzi, solitudine, morti premature. Non è il nostro destino, ma la povertà, solo perché lo sappiate, è un problema come una malattia. Come una malattia. Satana ha creato la povertà, sapete? Satana ha fatto credere ai credenti che la povertà sia normale. E qui c'è una cosa che dovete capire, questo. Quello che state supportando è la vostra tolleranza. Quello per cui hai tolleranza è ciò che avrete nella vostra vita. Quando finalmente sei solo non ce la fai più. È quello che è successo nella mia vita. E arrivi al punto in cui dici, Dio, Dio, non lo so. Non credo che tu stia dando dei soldi. Come può venire da te? Come può venire da te? Avrei dovuto nascere intelligente, avrei dovuto andare a scuola, avrei dovuto fare qualcosa, ma sono condannato per ottenere denaro attraverso una sorta di sforzo frenetico con il lavoro.
Ora guardate, una maledizione generazionale può agire nella vostra vita e potreste anche non sapere che Dio vi ha predestinato ad avere una grande benedizione finanziaria. E dovete saperlo, questa è la verità, questa è la verità. Ed è così interessante per me, sapete, mentre vi sto dicendo questo oggi, voglio davvero dirvi subito, in questo piccolo programma per dirvelo, la maledizione generazionale è la maledizione più comune. Si va dal medico e se avete una malattia, il medico vi chiederà se avete nella vostra famiglia. La povertà è la stessa cosa. La povertà è la stessa cosa, è una malattia, è un virus, è quella malattia che priva una persona di opportunità, la possibilità di vivere nel modo in cui come lui sogna di vivere, opportunità di condividere la bontà nel modo in cui sogna di condividere la bontà. Mendicante, un credente, può fare poco per aiutare per la diffusione del Vangelo, sapete? La Chiesa povera non può portare il Vangelo oggi alle estremità della terra. La Chiesa deve essere ricca, devi solo accettarlo, deve traboccare nella vostra vita personale, nella vostra vita oltre il limite e non deve dipendere dalle circostanze o dall'economia o da ciò che accade nel mondo. Gesù ha detto che in questo tempo, in mezzo alle persecuzioni, in mezzo alla guerra, in mezzo a tutti i problemi che potete avere, riceverete quando vi sacrificherete, quando crederete, quando dimostrerete la vostra fede. E di questo parleremo nei prossimi programmi. Ma ora voglio pregare per voi. E prima di tutto dovete accettare questa preghiera ora, per rendervi conto, forse lo Spirito Santo ve l'ha già mostrato, che avete una specifica maledizione generazionale della povertà che domina. State cercando di liberarvi, ma è come se ci fosse una limitazione. Non riuscite a superare questa limitazione. Siete sempre in credito, siete sempre in debito, prendete sempre da alcuni per dare ad altri. Non alzate il telefono quando vi chiamano gli esattori, quando vi chiamano i vostri conoscenti. Avete perso molti amici e relazioni solo perché avete preso dei soldi e non siete riusciti a restituirli. Agli occhi di molte persone sembrate una persona cattiva, anche se non è colpa vostra. Non siete riusciti a restituire, non avete i soldi, volete restituire. Ma ascolta ora, quando recito questa preghiera per te. Con questa preghiera, ogni volta che la recito, arriva l'aiuto, arriva lo Spirito Santo. Preghiera per la distruzione della maledizione generazionale. Dio mi ha dato questo potere di distruggere maledizioni generazionali, maledizioni ereditarie, maledizioni acquisite. Ascoltate questo. La maledizione sarà spezzata e nei prossimi programmi saprete cosa fare. E proprio ora, proprio in questo momento, mentre sto pregando per voi, mettete la mano su voi stessi con piena consapevolezza, perfetta accettazione, senza nemmeno una goccia di dubbio. Dio vi benedica. Se ora avete dei dubbi, dovete in piena fede ora accettare questa preghiera e accettare questo tocco dello Spirito Santo. Potete sentire il calore, potreste cadere, potreste anche tossire, alcuni potrebbero vomitare. Non temete nulla di tutto ciò, alcune persone avranno le vertigini, possono accadere cose diverse. Non preoccupatevi,
Sappiate che oggi i demoni stanno lasciando la vostra vita, la vostra casa, stanno lasciando la vostra sfera finanziaria e i demoni sono in agguato nella vostra anima, i demoni sono in agguato nelle vostre case. Proprio ora, nel nome di Gesù Cristo, prezioso Spirito Santo, vieni. Tocca, tocca. A tocca. Spirito Santo, oh amici, l'unzione è arrivata. Chiedo ora di spezzare questa maledizione generazionale della povertà. Vedo direttamente come attraverso la stregoneria tutto questo sia iniziato nei vostri antenati. Lo vedo proprio ora. Nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, spezzo questa maledizione generazionale. Proprio ora dite con me, rinuncio a questa maledizione generazionale, a questi peccati degli antenati di Dio. Lavali con il tuo sangue santo. Proprio ora dite, lavami con il tuo sangue santo. Amici, quando dico che sto spezzando la maledizione generazionale su di voi, in questo momento la sto spezzando. Proprio ora sto spezzando la maledizione generazionale. Proprio ora la spezzo su di voi nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E da questo momento in poi inizia per te una nuova vita. Da questo momento in poi, non importa quali siano le tue circostanze, devi darti un nuovo nome, accettare questo nuovo nome. E sono prospero, prendo questo nome. Sono benedetto nelle finanze, sono prospero, sono una calamita per le finanze. Le finanze sono attratte da me, le finanze mi inseguono. Ripetete con me queste parole, le finanze mi inseguono. Non sono io a cercare le finanze, sono le finanze a trovare me. Solo se ci penso, entra nella mia vita. Solo io lo voglio, entra nella mia vita. La finanza mi segue e non sono io che cerco il denaro, è il denaro che cerca me. Il denaro mi castiga, il denaro mi castiga. La benedizione del grande Dio. Gesù Cristo è morto sulla croce. Gesù Cristo si è impoverito perché io potessi arricchirmi. Proprio ora accettate il sacrificio di Gesù Cristo. Si è fatto povero, è scritto nella parola di Dio, si è fatto povero, 9° capitolo, 2 Corinzi, per il nostro bene, affinché fossimo arricchiti dalla sua povertà. Infatti, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Non rifiutate in alcun modo questo sacrificio più grande di tutti. Abbracciate proprio ora quello che Gesù ha fatto per voi. Accoglietelo e io spezzo la maledizione generazionale. Una maledizione è come una licenza per il diavolo di operare. È il diritto legale del diavolo di operare nella vita di una persona, dato dagli antenati. Proprio ora sto distruggendo questo diritto legale. E da questo momento in poi, la benedizione di Gesù Cristo attraverso il suo sangue, attraverso la sua morte, attraverso la sua resurrezione, proprio ora sta iniziando a operare nella vostra vita. Amen, amen, amen. Cari fratelli e sorelle, voglio dirvi che la prima cosa che dovete fare è dire: Dio, perdonami per tutti i miei peccati. Prima cosa da fare è dire: Dio, perdonami per tutti i miei peccati. Parleremo ancora delle maledizioni acquisite. Se siete in debito con qualcuno, chiamate, non nascondetevi e dite: sono al telefono, vi restituirò tutto. Beh, datemi tempo, datemi, come si dice, un piano, ma so che posso farlo ora.
Non dubitate, parlate con fede e sappiate una cosa, è imperativo che d'ora in poi essere impegnati con Dio, in modo che le vostre finanze, come dice la Scrittura, non siano date in pasto al diavolo. Quindi le vostre finanze devono essere protette dal diavolo. Con cosa? Con le decime e le offerte, cioè la partnership. Dovete diventare una persona fedele a Dio e fedele alla decima. La decima è il seme che rilasciate e il patrocinio sulle vostre finanze. Il diavolo non può invadere qualunque cosa accada, anche se vi viene rubato qualcosa, il diavolo a voi potrebbe fare qualche danno, ma Dio vi porterà molto di più, molto di più. E voglio dirvi che Dio sta osservando su di voi, sulle vostre finanze, quando siete fedeli alla decima, quando sei un partner, misuri la tua benedizione. Sapete, è nella finanza che Dio non stabilisce per noi quanto avremo denaro. No, lo mette nelle nostre mani. Ha detto che con quale misura misurate vi sarà misurato. Paolo dice in 2 Corinzi, capitolo 9, versetto 6, «Ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente». E se sì, se iniziate a dare a Dio questo solo per avere soldi, vi dico che Dio non accetterà quel denaro, perché è un errore, è denaro sprecato. Dovete conoscere Matteo 6,33 e tutte queste scritture. Dovete ascoltare questo sermone molte volte, leggere queste scritture, impararle a memoria. Matteo 6,33. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. E tutto il resto, cioè i soldi, le macchine, le case, gli appartamenti, tutto ciò che è vostro, anche le cose che non avete mai sognato, vi sarà aggiunto. Amen. Ma prima, lasciate che abbiate Dio, questo nei piani di Dio, questo nella salvezza delle persone, questo nei piani di Dio, questo in ciò che Dio sta facendo oggi nell'unzione. Il terreno migliore è quello fertile, quello in cui lo Spirito Santo è all'opera. E se non siete ancora partner, vi incoraggio a diventarlo. Un partner nella nostra missione, un partner nel nostro ministero. Oggi abbiamo una visione di portare il Vangelo in ogni famiglia, in ogni casa. Quindi, non tutte le persone verranno in chiesa, ma noi verremo a casa di ogni persona. E Dio, attraverso le cose, attraverso quello che stiamo facendo, entra nei loro appartamenti, nelle loro case, li trova lì, dimessi dagli ospedali per morire, e li guarisce. Alleluia! Dà loro una nuova nascita, li rende suoi figli. Dio vi benedica. Ci vediamo al prossimo programma. Ci vediamo presto. Amen. Come si può, quando si porta un'elemosina e aspettare il favore di Dio? Lo stai danneggiando. È questo che vuole il diavolo, che lo pugnali alle spalle, che tu faccia del male a Dio. Ci metti in gioco gli interessi di alcune persone da cui forse dipendi. Quando vai da loro, sei disposto a dare qualsiasi cosa, a trovare qualsiasi cosa, e vi aspettate la prosperità in quel momento. Oggi mi rivolgo a voi, a coloro che lo fanno. Non fatelo, fermatevi, pentitevi. Oggi pregherò con voi una preghiera di pentimento.